Con Michele Losi, direttore artistico della 18ª edizione del Giardino delle Esperidi Festival. Quest'anno il sottotitolo è Following the Sun nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza, dal 23 giugno al 3 luglio 2022. Ben trovato. Buongiorno, ben trovati a tutti. Raccontiamo cos'è. Questa è la 18ª edizione del Festival delle Esperidi ed è un'edizione che abbiamo voluto chiamare Following the Sun, perché l'idea è quella di portare il pubblico davvero a piedi seguendo il sole, specialmente al tramonto, tra momenti performativi e momenti di spettacolo che abbracceranno appunto dalla poesia alla musica, alla danza, alla performing art e al teatro contemporaneo. È l'idea di un palinsesto che si compone di 11 giornate di spettacolo dal vivo in cui dalle 4 del pomeriggio fino alle 2 di notte il pubblico può seguire un percorso che è fatto di 5-6 eventi al giorno. Quanti eventi sono previsti per questa edizione? Ho perso un po' il conto, ma penso che siano 33 gli eventi complessivi e ci sono alcuni eventi che sono degli eventi compositi anche un po' particolari. Faccio un esempio che è quello legato a Dove sono nato non lo so, che è una 4 giorni dalle 7 del mattino a mezzanotte di lettura integrale dell'opera di Cesare Pavese. Questo per esempio sarà un momento performativo aperto al pubblico, gratuito in questo caso nella corte di Palazzo Gambassi. Il pubblico avrà a disposizione la scaletta delle letture da Pavese e potrà decidere di venire a sentire la Luna e i Falò piuttosto che i dialoghi con Leucò, piuttosto che i racconti o qualsiasi delle opere di Pavese, sapendo esattamente a che ora inizierà la lettura di quell'opera. Questo è una sorta di evento trasversale che copre 4 giornate complessive del festival e che si va a intersecare invece con altri eventi, con altri spettacoli. Come saranno articolate le giornate? Abbiamo una 4 giorni iniziale in cui ci spostiamo da un borgo all'altro, da qui andremo a coprire Olginate sul lago, passeremo per Val Grigentino con delle performance all'interno di antichi paesi curate in particolare da Principio Attivo Teatro, per arrivare poi al borgo di Mondonico con Franco Arminio, con Vittorio Ambedei e con altri autori che presenteranno le opere. E poi invece la seconda parte del festival è più concentrata su Cansirago, quindi sui palchi all'aperto di Cansirago, sui sentieri che connettono Cansirago agli altri villaggi, e in questo caso la programmazione spazierà appunto dalla poesia al teatro contemporaneo, alla danza, perché abbiamo anche parecchi spettacoli di danza, a dei momenti invece di concerto, di DJ set. Ci dai anche tutti i riferimenti web per i dettagli? Sul sito il giardino festival.it ci sono tutti i riferimenti, c'è anche una brochure scaricabile in cui si entra poi chiaramente nel dettaglio di ciascuna delle opere che verrà presentata, poi ci sono anche i riferimenti chiaramente telefonici se servissero maggiori approfondimenti, il nostro staff è a disposizione. Come si sta sviluppando nel corso degli anni, visto che siamo arrivati a una 18ª edizione? È un po' come se stessimo passando al principio delle Esperidi, nel senso che il principio delle Esperidi è quello di un festival che è nato su un territorio che è molto particolare, perché pur essendo vicino a Milano, a Lecco, ad altre città super popolate, in realtà è un territorio spopolato, è un territorio che si è spopolato negli anni 50 perché è in quota, è su una montagna, e quindi quello che era successo tra gli anni 50 e gli anni 70 è che questi luoghi si sono completamente spopolati. Quindi l'idea originaria del festival, quando nacque 18 anni fa, era di riconnettere dei borghi e dei luoghi utilizzando dei sentieri oramai quasi abbandonati. E quindi una sorta di piccolo processo di rigenerazione urbana che ripartiva da un movimento di carattere culturale, nello specifico legato al teatro e alla danza. E quello che è successo è che poi nel tempo il festival ha preso anche forme differenti, ci sono stati degli anni in cui era molto legato alla danza, degli anni in cui è stato molto legato al teatro, adesso negli ultimi 2 o 3 anni ha ripreso in maniera forte questo tipo di taglio legato alla natura, legato al paesaggio, legato a riconnettere i luoghi, e anche la nostra residenza, Cansirago Residenza, sta ricostruendo il borgo anche da un punto di vista architettonico, per cui c'è proprio l'idea di riconnettere dei luoghi e di renderli luoghi d'arte tutto l'anno. Il festival sicuramente è un po' un momento clou, perché è un momento in cui sia gli artisti ospitati che le produzioni della residenza vengono mostrate al pubblico e in cui gli artisti vivono insieme agli abitanti e vivono insieme al pubblico, quindi ha un po' questa caratteristica, però è un po' la caratteristica che sta prendendo l'attività che facciamo durante tutto l'anno.
18ª edizione del Festival Il Giardino delle Esperidi, Following the Sun, questo è il sottotitolo per questa edizione, nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza dal 23 giugno al 3 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Losi. A presto! A presto, grazie, vi aspetto.